Romania per il gruppo 5, gruppo eliminatorio per l'ammissione alla fase finale del campionato d'Europa del 1984. Entrate in collegamento mentre si stanno eseguendo gli inni nazionali. Favore di vento, un vento apprezzabile in una
serata piuttosto fredda, siamo sui 7 gradi, gli spettatori sono 80.000, riempiono il bell'impianto di Bucarest. La formazione azzurra è quella annunciata, Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Bettega. La formazione dei rumeni è Moraru, Rednic, Stefanescu, Ungureanu, Augustin, Iurgulescu, Ceolgau, Klein, Kamataru, Bononi e Balaci. Ecco proprio Bononi che ha servito sulla destra un pallone, l'ha scambiato con Klein e c'è stato il rinvio di Gentile, ma in faro laterale. La ripresa in gioco di Klein, il passaggio è a Ceolgau. Disimpegno degli azzurri. La terna arbitrale è francese. Il direttore di gara è il signor Vautreau. Anche all'andata la terna arbitrale fu francese e non potremmo dirci soddisfatti. Io ascolto in cuffia il ritorno della sigla di identificazione del ciclo del circuito internazionale. Se si può togliere per favore. Ecco, grazie, è stato tolto. L'attacco era di Conti, il disimpegno viene effettuato da Stefanescu. Sul cui lancio di testa prolunga Ceolgau la traiettoria, intervento di Scirea e c'è Marini che fa a terra, incidente a Marini, ma il calcio di punizione è assegnato alla Romania e lo batte Balaci. A sorpresa verso Ungureanu, si è liberato di Conti, Ungureanu, passaggio arretrato, una deviazione di Bettega in posizione difensiva, anche Rossi, riprende Balaci, gli ha tolto la palla Antonioni. Fallo di Balaci su Antonioni e c'è il calcio di punizione in favore della squadra azzurra. La partita è molto combattuta, come era nelle previsioni, si annuncia abbastanza difficile. Il calcio di punizione è battuto da Gentile. È stato Ceolgau ad allontanare, poi riconquista la palla Cabrini, cross, Rossi al volo. È riuscito Rossi a colpire il pallone sul cross di Cabrini al volo, ma il cross era molto teso, la deviazione è risultata imperfetta, alta la parata senza difficoltà a Moraru. Il passaggio di Ungureanu, Kamataru in lotta con Collovati, allunga Kamataru, cross di Kamataru è sul fondo, ma l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Romania per fallo di Collovati su Kamataru. Anzi, è calcio d'angolo, non calcio di punizione. Evidentemente l'arbitro ha visto la deviazione di Collovati che noi non abbiamo visto. Il primo calcio d'angolo della partita, il quarto minuto di gioco, Balaci. Balaci, fallo di Gentile su Balaci, calcio di punizione in favore della Romania. Il duello Gentile-Balaci è uno di quelli che può influire direttamente sul risultato. Balaci al calcio di punizione, ha alzato la palla a Scirea, la raccolta Klein, tenta di perseguire indietro Rednic e invece manda in faro laterale, si prepara Marini alla rimessa in gioco. Con l'inquadratura della panchina rumena, con Lucescu, il giovane selezionatore della squadra.
squadra da Lubiana. Marini ha effettuato la rimessa da posizione irregolare. Ecco la rimessa di Marini verso Bettega e ha corso Stefanescu che ha rinviato. Nuovo attacco dei rumeni, deviazione in fallo laterale di Tarbelli, la rimessa in gioco di Ungureanu Constantin. Cross di Klein, è in una posizione dove non ci sono giocatori rumeni, intanto non in possesso di palla. Marini è stato atterrato da Bologna. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Scirea su Tardelli. Rossi, c'è la palla su di lui, l'arbitro non ha fischiato per il vantaggio. Antonioni, Gentile, Tardelli, versa la palla dai nostri centrocampisti, Kamataru al contrattacco. Era saltato via Kamataru, lo ha afferrato Tardelli, c'è calcio di punizione in favore della squadra rumena. Settimo minuto di gioco. Balaci al calcio di punizione, deviato da Gentile, poi salta Klein, poi salta Bologna, poi Collovati. Il gioco era fermo quando Klein ha scagliato un pallone che comunque Zoff in posizione centrale aveva parato. Il tiro di Klein a gioco fermo però dopo 7 minuti di gioco. C'era un calcio di punizione in nostro favore, scambiato il pallone tra Scirea e Zoff. Il lancio di Scirea verso Rossi, ancora Conti verso Rossi che guadagna un calcio d'angolo facendo carambolare la palla sul corpo di Augustin. Un calcio d'angolo per parte dopo 8 minuti di gioco. Verso Gentile, cross di Gentile, colpo di testa di Rossi che ha involontariamente preceduto Bettega che dietro di lui era molto meglio piazzato per la deviazione. Ha impostato l'azione verso Iurgulescu. Rednic Zoff riesce a deviare con il piede, si è visto sbucare il pallone improvvisamente oltre una selva di gambe. Ecco, rivediamo il tiro di Augustin. Zoff l'ha respinto con il piede, è la prima parata dei portieri in questa partita. Zoff sul tiro di Augustin dopo 9 minuti di gioco. Fallo su Bettega, l'ha commesso Rednic, calcio di punizione. Marini, Rossi, scivola Rossi, riesce a mantenere la palla. Antonioni, Tardelli, Scirea ancora su Tardelli, suggerimento di Tardelli in velocità, scatta Rossi provenendo dalla sinistra ma è molto distante dalla palla. Il lancio è di Geugau, è direttamente in fallo laterale e poi la rimessa in gioco, vediamo impegnato
Collovati che ha servito Bettega. Scatta Bettega, mantiene la palla in campo, ma per aggirare l'avversario fa intervenire il libero Stefanescu. Attacco di Geurgaou, fermato dall'ultimo nostro difensore Scirea in fallo laterale. Avanza per la rimessa in gioco Coloni. Klein, ancora Scirea che entra, ma su Scirea è entrato, non rilevato dall'arbitro, a gamba tesa Coloni. La deviazione di Scirea va in calcio d'angolo, il secondo calcio d'angolo in favore della Romania dopo 11 minuti di gioco. Dalle retrovie Iurgulescu ha spinto in porta palla e Zoff. Ecco, rivediamo sul calcio d'angolo Iurgulescu, vedete che Zoff prende la palla, l'ha già presa, l'ha bloccata e Iurgulescu lo spinge in fondo alla rete, quindi calcio di punizione per fallo sul portiere. Ecco, rivediamo ancora l'intervento su Zoff irregolare mentre il gioco è ripreso con Conti che serve Scirea. Bettega, Marini, Gentile va in attacco, fallo su Gentile, l'ha commesso Augustin, calcio di punizione in favore dell'Italia dal limite dell'area avversaria. Ci affacciamo per la seconda volta nell'area avversaria, fallo su Gentile. E sulla palla Conti. Cross di Antonioni, Bettega indietro verso Tardelli. Respingono i difensori e vanno in contrattacco con Malachi. E poi c'è un fallo di Gentile ai danni di Geurgaou. Ma l'arbitro non lo ha rilevato, la rimessa in gioco. Tenta il tiro Iurgulescu. È intervenuto Zoff e poi Conti, disimpegno su Marini, spostato a destra, prosegue la palla verso Rossi, anticipato Rossi, ancora verso Rossi, anticipato una seconda volta da Boloni, Conti, lanciato bene Gentile in posizione offensiva, anticipato al momento del passaggio definitivo che poteva essere per Rossi da Palaci in posizione difensiva. Il duello Gentile-Palaci si sposta su tutti i settori del campo. Un'azione tra Iurgulescu e Klein che al volo prolunga la traiettoria della palla mandandola nettamente sul fondo. Ecco il lancio di Scirea verso Conti che di tacco libera sulla destra Gentile. Gentile su Palaci. Ha già ripreso la posizione Gentile, ma è Bettega che adesso va su Palaci. Adesso di nuovo Gentile su Palaci che apre verso il terzino Unguriano. Va a chiudere Tardelli in fallo laterale.
passato un quarto d'ora in cui la nazionale azzurra è stata costretta in difesa. Boloni, palla a seguire di Boloni, esce Zoff para, mentre ancora una volta Kamataru commette fallo su di lui, l'arbitro ha decretato il calcio di punizione che già è stato battuto. Il lancio di Antonioni su Rossi, fermato Rossi, e poi c'è un fallo di Rossi su Iurgulescu visto dall'arbitro da molto lontano, che manda in attacco i rumeni, ma Caprini va a chiudere su Giurgau. Ed ecco la rimessa in gioco di Klein. Lungurianu, rinvio di Scirea in penale di rigore, il libero Stefanescu, Boloni, Balaci, tiro di Balaci, e deve uscire Zoff dopo che Giurgau per la verità si era procurato un tiro davanti a Zoff spingendo alle spalle Gentile. Ecco, vediamo, per me c'è un fallo su Gentile provocato da Giurgau, ma poi Zoff va a chiudere e manda in fallo laterale. Ecco la rimessa in gioco, colpo di testa è di Collovati, palla fuori area, interviene anche Bettega, poi su Kamataru interviene Bettega, ma l'ultimo a toccare è Kamataru, non in calcio d'angolo ma rimessa in gioco dal fondo. La partita è molto nervosa, molto spezzettata, difficilmente potremo vedere uno spettacolo. D'altra parte, se per i rumeni la vittoria potrebbe costituire un passaporto per la Francia, quasi certo, per noi una sconfitta potrebbe significare una eliminazione quasi certa. Quindi la partita è importantissima nel punto in cui siamo arrivati nel nostro girone, il quinto. Dopo il colpo di testa di Caprini è intervenuto Antonioni, ancora Caprini, che però non riesce a saltare Augustin, e c'è calcio di punizione in favore della squadra azzurra. La battuta Marini su Gentile, prosegue il pallone per Gentile, lo colpisce di testa Bettega lanciando sulla sinistra, in questo momento a sinistra non c'è nessuno, va a recuperare con molta calma Giurgau, riporta la palla in avanti Boloni, l'ha messa fuori Caprini, ecco Balaci, poi ha toccato Rednic, poi Stefanescu, Kamataru indietro verso Lungurianu, cambio Unguriano Balaci, molto bello, entra in aria Unguriano, resiste anche al ritorno di Gentile Antonioni, Balaci con Gentile alla distanza, palla a seguire di Balaci su Kamataru, è intervenuto Collovati, fermato Collovati, cross di Klein, parata di Zoff sull'accorrere di Boloni. Bettega, un lungo cross di Conti e Rossi è travolto al limite dell'area di rigore dall'intervento di testa di Iurgulescu.
incidente a Rossi che è rimasto a terra. Ecco, rivediamo l'intervento irregolare di Jurgulescu su Rossi che causa questo calcio di punizione proprio dal limite. Conti è sulla palla, poco più indietro Antonioni. Antonioni, Tardelli, ancora Antonioni, respinto dalla barriera il primo tiro di Antonioni e poi disimpegno dei rumeni. Attacco di Kamataru, fermato da Caprini e poi c'è un intervento irregolare di Kamataru su Caprini che causa questo calcio di punizione. Conti, Gentile, Tardelli, verso Rossi, tenta l'allungo Tardelli, Klein lo mette a terra. Nuovo calcio di punizione per gli azzurri, Gentile, Tardelli, cross di Tardelli, allontana di poco Bononi, interviene Marini, Palaci la salta e si sposta l'attacco dalla parte opposta, prima Jurgulescu, adesso Giolgau. Poi lancio verso Kamataru, in lotta con Collovati. Fallo di Collovati su Kamataru, calcio di punizione in favore dei rumeni. La partita è combattuta più che giocata. La squadra rumena con un tiro da lontano che rimbalza a terra e salta Zoff, il gol di Bononi, lo rivediamo, sul quale Zoff ha cercato invano di intervenire. Bononi ha portato in vantaggio la Romania al 23esimo minuto. Partenza in attacco della squadra rumena ha dato i suoi frutti, è passata in vantaggio con il gol di Bononi dopo 23 minuti di gioco. Unguriano, Rossi riprende la palla, Unguriano lo anticipa, questo è Rednic. Bononi, l'autore del gol, Conti con Giorgau, va a terra Giorgau sul fallo di Caprini, mentre rivediamo ancora una volta il tiro ad effetto da lontano di Bononi che ha portato in vantaggio la Romania che conduce 1-0, siamo al 25esimo minuto, per il fallo di Caprini ancora un calcio di punizione, il lunghissimo pallone di Bononi è entrato in mischia, Caprini ha allungato la palla e va Bettega a riportarla in avanti.
fallo su Antonioni. Battuta la punizione dallo stesso Antonioni. Rossi in lotta ancora con il lungo stopper. Ferma il gioco l'arbitro, un calcio di punizione ancora, il fallo subito da Rossi. La punizione di Antonioni. Esce e para il portiere Moraru, è il suo primo pallone. Kamataru sfugge a Collovati, ma l'arbitro aveva già fischiato il fallo del nostro stopper. Battuta la punizione da Balaci, Boloni. Tardelli gli ha tolto la palla Klein, la tiene in campo Tardelli, evitato il corner. Conti ottiene un fallo laterale su deviazione di Unguriano. Messo in gioco di Gentile, allunga la traiettoria Conti, Rossi, fermato Rossi, la deviazione è stata dello stopper Iurgulescu, però ha toccato la palla Conti, quindi la rimessa in gioco è rumena. Unguriano. Gentile ha abbracciato Balaci. Ancora un calcio di punizione in favore dei rumeni. Balaci tenta il passaggio a sorpresa verso Boloni nel tentativo di fargli ripetere il tiro da fuori. Azione difensiva di Conti con lancio verso Marini. Interviene Unguriano. Ancora Rossi, riconquista un pallone per Antonioni. Lo perde Antonioni, circondato da avversari. Il rilancio di Balaci in una zona dove va a chiudere Scirea. Purtroppo il lancio di Collovati coglie Conti in contropiede, ha rinviato il terzino Rednic. Gentile subito il contropiede, Conti, Antonioni, ancora Conti, fallo su Conti, l'ha commesso Unguriano che si è spostato dalla parte opposta marcando ad uomo l'avversario, la punizione di Gentile, lo scatto di Rossi. Protegge la palla lo stopper Iurgulescu, spingendo lateralmente Rossi, e quindi c'è calcio di punizione in favore degli azzurri. Sono passati 29 minuti del primo tempo con la Romania in vantaggio per 1-0. Calcio di punizione è stato battuto da Cabrini e c'è stata la deviazione di testa di Tardelli, che ha mandato la palla a sfiorare il palo, ma l'arbitro ha fermato il gioco per un calcio di punizione in favore dei rumeni. Evidentemente ha visto Tardelli appoggiarsi sulle spalle di un avversario. Comunque era molto bella la deviazione di Tardelli sul calcio di punizione di Cabrini. Augustin, che
che aveva giocato gli ultimi minuti della partita di Firenze, oggi è stato schierato fin dal primo minuto per la squalifica di Zigleanu. Di Marini ha fermato c'era stato un Guriano che aveva commesso il fallo su Conti, ma l'arbitro ha lasciato proseguire perché Conti aveva mantenuto il possesso della palla. Scirea su Rossi che si è spostato a destra, Gentile, fallo su Gentile, l'ha commesso Klein, è un po' il gioco che fecero i rumeni a Firenze. Marini, rinviato il pallone, rincorre la palla a Cabrini, ma è Scirea che la colpisce prima di lui, neutralizzando l'incursione di Gelgau. Il lancio di Gentile per Rossi, ha rinviato Balaci su Rossi, il colpo di testa di Gentile, scala laterale, la rimessa in gioco di Klein verso Balaci, Gentile ha spinto alle spalle Balaci, calcio di punizione in favore della Romania, manda in avanti Klein, Augustin, Klein, Augustin, l'intervento di Cabrini che chiude la strada a Gelgau. Riproviamo ad andare avanti con Conti, lunghissimo il lancio di Conti, tanto lungo che prima dell'arrivo di Conti, dell'arrivo di Rossi, il portiere riesce a respingere con un gesto anche poco simpatico, ha fatto vedere la palla a Rossi come per dire te la faccio vedere ma non te la lascio. Viene in avanti Balaci, bello lo scambio con Boloni, Kamataru, poi Boloni che si era spinto in avanti, ha intervenuto su Cabrini, a gioco interrotto, l'arbitro già aveva fischiato, era un gioco pericoloso di Boloni. Tardelli, Bettega, Scirea viene in avanti, Conti dopo che Scirea è stato atterrato, Conti si libera della palla, indietro su Cabrini, Bettega, lancio per Tardelli, ferma la palla Tardelli, tenta il cross, c'è una deviazione su di lui di Klein ed è il secondo calcio d'angolo anche per noi. 34 minuti di gioco nel primo tempo, la Romania conduce per 1-0 dopo il gol di Boloni segnato al 23esimo dalla bandierina Antognoni. Scirea, Antognoni, Gentile, Collovati, intervento su Rossi, c'è stato il tiro di Conti che ha colpito Rossi che involontariamente lo ha fermato, interrotta da Tardelli l'azione di contropiede, poi Gentile, ancora Tardelli, Antognoni, Bettega, Gentile, Antognoni, verso Rossi, Tardelli riesce a riprendere la palla, ancora Antognoni, ancora Tardelli, Gentile,
cambia gioco Gentile dalla parte opposta, il colpo di testa di Redmich, la palla presa da Conti, Caprini, Conti, Caprini, appena Caprini tenta di allungare una spallata di Geolcau, lo mette a terra. Inesorabile il gioco atletico, diciamo così, della squadra rumena, che peraltro però oggi, a differenza di quanto ha fatto a Firenze, mantiene anche una superiorità tattica, mantiene il comando delle operazioni. La punizione di Conti, colpo di testa di Bettega in tuffo, palla alta sulla traversa. Insieme con Bettega è intervenuto di testa Iurgulescu. Ed ecco la nostra panchina, guarda Bearzot quanto tempo è passato, vicino a lui il professor Vecchietti, poi vantaggiato, e gli altri della nostra spedizione. Unguriano. Kamataru, Gentile, ancora su Gentile la palla da parte di Conti, sfugge il passaggio a Tardelli, viene avanti Kamataru, l'apertura su Augustin, colto in controtempo Balaci, Boloni riesce a mantenere la palla, ancora Boloni servito da Unguriano, ancora Unguriano lanciato in avanti, il suo cross però è sbagliato e va sul fondo. Nella Juventus ci sono sei uomini che poi andranno in Polonia mercoledì prossimo a giocare contro il Łódź. D'altra parte la squadra rumena ha ben 9 convocati del Craiova, che mercoledì stesso giocherà in casa contro il Benfica la partita di ritorno per la Coppa UEFA. È Scirea che passa alla metà campo. Ha ricevuto indietro da Conti, ancora Scirea, Conti, ancora Scirea che però non raggiunge la palla in tempo per il cross. Il passaggio che abbiamo visto è stato di Stefanescu, anche questo va fuori prima che Geolcau riesca a controllarlo. Sono 39 minuti del primo tempo, ci avviamo al riposo, per ora la Romania è in vantaggio per 1-0. Avanti Collovati e poi Tardelli. Marini messo a terra senza tanti complimenti e Tardelli restituisce il fallo subito su Kamataru. Incidente a Kamataru, dopo 40 minuti di gioco del primo tempo.
Niente di grave, Lucescu si tranquillizza, Camataro riprende correndo regolarmente il suo posto. La punizione è stata battuta da Stefanescu ed interviene a gamba tesa Antonioni e c'è calcio di punizione in favore della Romania. La rincorsa è presa da Balaci. L'anticipo è stato dello stopper Scirea, si libera bene di Geolgau e l'arbitro comanda per proteste un calcio di punizione in favore della Romania. Le proteste erano state di Rossi che era andata a terra dopo l'intervento di Iurgulescu. Dopo Stefanescu, Unguriano viene in avanti. Il lancio in area, Scirea prolunga la traiettoria del pallone mettendo fuori causa Klein che si era presentato davanti a lui. Scirea con Lovati. Va a terra con Lovati sull'intervento di Geolgau, non cattivo ma deciso, e c'è solo la rimessa in gioco per noi che ha effettuato Gentile su Antonioni. Verso Rossi, fallo su Rossi da parte di Iurgulescu che lo marca inesorabilmente. Calcio di punizione battuta Gentile, Antonioni, Gentile, cross di Gentile, Bettega. Riesce Rossi a tirare guadagnando un rimbalzo impossibile e para il portiere. Ecco, rivediamo il cross di Rossi, la mischia, tocca la palla a Bettega, non riesce a tirare Bettega, la palla va verso Rossi che riesce a tirare in qualche modo e il portiere para proprio sulla linea. Rivediamolo ancora da un'altra angolazione, Antonioni ha servito Gentile, preciso il cross di Gentile. Bettega, la riesce a tirare Bettega, ma ci riesce Rossi in qualche modo e la palla è parata dal portiere avversario. Le immagini che vedete di nuovo in diretta. Unguriano viene in avanti, ha scambiato con Klein. La palla va indietro al libero Stefanescu e al portiere Moraro. Poloni è l'autore dell'unico gol della partita fino a questo momento, l'ha segnato al 23esimo. Intanto siamo all'ultimo minuto, con un lungo scatto Klein riesce a guadagnare la palla ma portato dallo slancio non può chiudere per il cross e la manda sul fondo. Fermato Rossi, aveva tre uomini addosso, questi è il terzino Rednik, attaccato da Conti, mantiene il possesso della palla, riesce a liberarsene verso Boloni. Scambio Boloni-Stefanescu, disimpegno effettuato, ecco lo stopper, il passaggio indietro al portiere e la Romania cerca di arrivare con il vantaggio che ha al riposo.
sta infatti scadendo proprio in questo momento il primo tempo. Boloni di testa, poi Tardelli, si allunga la palla, terminano a terra Tardelli e Giorgheu, battuta la punizione dai rumeni. Costantin, un lungo passaggio in aria, il colpo di testa di Collovati, e riesce a liberare Antonioni. Poi ecco ancora un passaggio indietro, Boloni cambia gioco dalla parte opposta ed è il fischio del signor Votrò che comanda il riposo. A metà partita la Romania conduce per 1-0 sull'Italia. Il gol segnato dalla nostra squadra, terminato in vantaggio dei rumeni per 1-0 con il gol segnato da Boloni dopo 23 minuti di gioco. La squadra rumena ha ripetuto un po' quello che era stato il suo gioco essenziale, spietato, scarno, che aveva messo in luce a Firenze, però oltre a quello in questa partita ha giocato anche, ha impostato tatticamente la partita molto bene e si può dire che fino a questo momento il suo vantaggio è meritato. Non so se in Italia rivedete le immagini, ed è l'azione del gol di Boloni al 23esimo minuto, lo rivediamo anche da dietro la porta di Zoff. C'è un passaggio effettuato da Giorgheu e dalle retrovie arriva a tutta velocità Boloni, che fa partire un gran sinistro sul quale Zoff interviene in ritardo. Forse c'è stata anche la deviazione del giocatore che stava davanti a Boloni al momento del tiro, con ogni probabilità, anche se il giocatore non ha deviato il tiro di Boloni, ha impedito a Zoff di vedere il momento in cui il tiro partiva. Fatto sta che Zoff l'ha visto molto in ritardo, il pallone cercava di intervenire di piede come prima aveva fatto con un altro tiro di Camataro, questa volta però non è riuscito a raggiungere la palla. Vi dicevo che la squadra rumena ha anche messo in luce, ecco, rivediamo se c'è una deviazione. No, deviazione non c'è, il giocatore era Gentile, deviazione non c'è, ma avete visto che ha disorientato Gentile tra palla e Zoff l'intervento del nostro portiere. Ecco i giocatori che tornano sul terreno di gioco, vediamo se Bearzot ha apportato qualche variazione alla nostra squadra, che è apparsa nel primo tempo preda delle iniziative avversarie, o quantomeno incapace di costruire un gioco che potesse mettere in pensiero la retroguardia avversaria. Adesso l'Italia gioca alla destra dei nostri teleschermi e contro il vento, un vento lieve ma apprezzabile, intanto il freddo si è fatto pungente ed è iniziato il secondo tempo, ripetiamo, in svantaggio per 1-0. Ecco Antonioni, riceve ancora Antonioni da Conti, tenta di lanciare in area a metà strada fra Rossi e Bettega, la palla si perde sul fondo senza che i nostri attaccanti possano intervenire. L'ha raggiunta anzi il portiere che la rimette lunghissima, salta Gentile ma non raccoglie la palla. Camataru in lotta con Collovati, Camataru, fallo di Collovati su Camataru, calcio di punizione in favore della Romania. Ci ha tirato, c'è stata una deviazione, tenta il tiro il terzino Rednic che si è spostato verso la parte opposta, è il guardiano di Bettega e la palla va nettamente sul fondo. Conti, Scirea,
lancia verso Conti, è fermato da Augustin. E sull'attacco di Conti, sul pressing di Conti, lo stopper Jurgulescu si libera della palla e adesso interviene il libero Stefanescu. Jurgulescu, Klein, fallo di Gentile, ma il guardalinea aveva indicato un fuorigioco prima dell'intervento di Gentile e infatti l'arbitro ha segnato il calcio di punizione all'Italia per il primo dei falli, cioè il fuorigioco in cui era andato a portarsi Balaci. Battuta la punizione con Rossi, anticipo nettissimo di Jurgulescu e palla in fallo laterale. Si gioca di Gentile su Tardelli, il passaggio indietro lungo a Scirea, palla a seguire di Scirea, c'era stato un fallo su Bettega, non fischiato, no eccolo, fischiato, era andata a terra Bettega su intervento di Retnik, c'è calcio di punizione in favore della squadra italiana, distanza molto lunga, infatti Antonioni non tira in porta ma Bettega colpisce la palla di testa e la manda in diagonale verso l'angolo lontano ma alto sulla traversa. Colpo di testa di Bettega su calcio di punizione di Antonioni. Sono passati 4 minuti del secondo tempo. Unguriano, ancora Unguriano, ha scambiato con Balaci, Baloni, poi il servizio finale è stato effettuato su Geolgau, l'intervento è di Cabrini, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco per simulazione di fallo da parte di Geolgau, ha battuto la posizione Zoff. Rossi, fermato Rossi da un intervento deciso ma non irregolare del suo guardiano Jurgulescu. Rossi ha tentato di restituire il fallo, non ci è riuscito Marini e allora l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione sugli sviluppi del quale la palla è giocata dai rumeni. L'apertura è verso Retnic, lancio in area per lo scatto di Klein e Scirea, preoccupato anche per l'arrivo di Poloni, Caraventa in calcio d'angolo. Gioca senz'altro meglio la squadra rumena, giustifica il vantaggio di 1-0, adesso c'è un calcio d'angolo, è il terzo calcio d'angolo della partita per i rumeni, il primo della ripresa. La palla è a Balaci dopo che ha battuto il Klein. C'è fallo di ostruzione di Gentile, calcio di punizione in favore della squadra rumena. C'è anche nervosismo, come vedete, nella nostra squadra, che certo non giova a riordinare le idee per tentare di raggiungere il pareggio. Balaci, Gentile gli va incontro ed è calcio d'angolo, il quarto della partita contro i due che abbiamo battuto noi nel primo tempo. Dalla bandierina Balaci, a
messo fuori area Conti e viene ammonito Antonioni per intervento a gioco pericoloso su Poloni. Ammonizione di Antonioni che voltava le spalle a Poloni e lo ha involontariamente colpito al volto. Vedete che Antonioni va sulla palla, interviene mentre arriva anche Poloni, il rumeno è colpito al volo, al volto e Antonioni ha ammonito. Incidente a Poloni che è l'autore del gol, siamo all'ottavo minuto del secondo tempo. E impietosamente il regista Romero ci fa ancora rivedere il fallo di Antonioni. Tiro di Poloni, ma l'arbitro annulla per una irregolarità che non abbiamo visto. No, la palla non era gol, ha preso l'esterno della rete, ha dato a tutti l'impressione del gol, ha preso l'esterno della rete. Avevamo pensato già al 2-0, meno male, il tiro di Balaci è andato sull'esterno della rete. Adesso c'è un fallo su Antonioni e l'ammonizione questa volta è per Balaci. Mentre vediamo che Tardelli spintona un avversario, l'arbitro va a chiedere al guardaline che cosa è successo. L'arbitro ha raccomandato al capitano rumeno Stefanescu di consigliare i suoi a giocare, mentre Antonioni abbandona il campo zoppicante, si affida alle cure del professor Vecchiet. Sembra che debba abbandonare il terreno di gioco. Ha battuto la punizione Gentile. Rossi non riesce a tirare in mischia. Disimpegno dei romeni. Balaci. Va a terra Balaci, l'intervento è stato di Bettega. Antonioni abbandona il terreno di gioco definitivamente. Le panchine sono a distanza stratosferica qui dalla nostra postazione. Vediamo chi dovrebbe entrare, se non andiamo radietro Sera. Intanto i romeni fanno una bellissima azione che porta al tiro Augustin da notevole distanza. Mi sembra Tossena che debba prendere il posto di Antonioni.
Sì, è entrato Tossena. Tossena al posto di Antonioni, infortunato. Rossi. Fallo su Rossi, l'ha commesso Iorgulescu. Ristallo subito da Rossi, c'è questo calcio di punizione in nostro favore, mentre ripetiamo all'undicesimo minuto del secondo tempo entra Tossena al posto dell'infortunato Antonioni. La rincorsa di Conti che tenta il tiro, dalla distanza la palla è alta sulla traversa. Ecco inquadrato Tossena con il numero 15, ha preso il posto di Antonioni. D'altra parte Conti ha fatto bene e vista l'estrema difficoltà, se non la impossibilità dei nostri di entrare nella retroguardia avversaria, tentare con i tiri da fuori. Vediamo Tardelli che si sposta sulla sinistra, effettua un tiro cross che va alto sulla traversa e sul fondo. La puntata in avanti di Tardelli. 1-0 in favore della Romania al 14° minuto del secondo tempo. Poco più di mezz'ora alla fine di una partita che i nostri non riescono ancora a riprendere in mano. Vediamo l'attacco di Geolgau, anche Klein partecipa all'azione. Geolgau, Balaci, colpo di testa di Caprini, ancora Caprini sul passaggio indietro di Conti. Su Bettega è saltato Retnic. Il lancio di Tossena era su Rossi, è stato fermato dal libero Stefanescu. Parte con Novati, rincorso da Kamataru. Una spallata di Retnic e con Novati va a terra, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Una certa reazione, perlomeno una certa voglia di reazione si nota nei nostri giocatori. Ha battuto Marini, il cross a seguire di Tossena sull'intervento di Bettega che sta per deviare. C'è l'anticipo del libero Stefanescu che manda in calcio d'angolo, ma l'arbitro ha detto che Bettega ha commesso fallo sull'avversario impedendogli di rinviare, quindi il calcio di punizione è in favore dei rumeni, è un calcio di punizione per fallo di Bettega su Stefanescu. Colpo di testa di Collovati, ancora Collovati, Conti, due uomini su Conti, gli hanno tolto la palla e viene mandato in avanti il terzino Retnic. Kamataru, riesce a tirare Kamataru, malgrado l'ostacolo che gli frappone prima Gentile e poi Scirea, e tira alto sulla traversa, un pallone alto sulla traversa presso a poco come quello di Conti di poco fa. Bettega, Scirea, Bettega. Pallo su Bettega, l'ha commesso Retnic, calcio di punizione, avanza a batterlo Caprini. L'arbitro è costretto a fischiare una serie infinita di interruzioni per calcio di punizione. Caprini, palla che spiove in area, ha allontanato Iorgulescu in palo laterale. Di Conti, Rossi, Conti, cross di Conti, alza la palla Balaci, la ritocca Conti
appoggiandosi sulle spalle di un avversario, c'è il calcio di punizione in favore della Romania. Palaci, Rossi riconquista un pallone, ma lo insegue e glielo ritoglie Augustin. Klein, mentre Rossi è terminato a terra dopo lo scontro precedente con Klein che lo aveva inseguito. Quindi Rossi è a terra e fuori del terreno di gioco. L'Italia in 10 uomini, c'è l'incidente a Rossi. È terminato a terra sul fondo dopo lo scontro con Klein. Rossi aveva riconquistato un pallone. Klein glielo ha riconquistato e sullo slancio è intervenuto anche sul nostro giocatore mandandolo oltre il fondo. È andato sul posto, si è rialzato. No, non si tratta di Rossi ma di Bettega. Ripetiamo, noi siamo a una distanza enorme in alto sulle tribune. Si tratta di Bettega, non è inquadrato dal monitor Bettega, che peraltro però si è rialzato e si prepara a rientrare in campo. Ecco che l'arbitro va a vedere di che si tratta. E Bettega rientra in campo. Sul lancio di Scirea proviamo un attacco, il rinvio è di Ungureanu. L'attacco di Klein, fallo di Marini, batte la punizione Palaci, lo scatto di Kamataru, arriva Cabrini, mentre Scirea controlla Kamataru e Cabrini fa intervenire Zoff. Rossena, chiamati davanti Cabrini, che arriva a grandi velocità, lancio in area per Bettega, esce il portiere. Para su Bettega e rinvia per Stefanescu. Ancora Stefanescu da Palaci. È fuori il pallone, l'ha invano tentato di giocare Boloni, sulla rimessa in gioco Marini sulla palla. Il lancio di Tardelli, Rossi, nuovo duello con Ungureanu, ma è Klein che gli taglia la palla. La ripresa ancora Tardelli, a terra Tardelli, su fallo di Klein. Non si riesce a giocare 10 secondi di seguito. Calcio di punizione. Conti. Palla a seguire di Conti, allontanata da Ungureanu. Fallo di Cabrini. In ripiegamento Cabrini ha commesso fallo. All right.
cava di Poloni, che peraltro riprende il gioco regolarmente, calcio di punizione in favore della squadra rumena. E intanto i minuti passano, siamo giunti al 22esimo minuto. Del portiere scatta e raggiunge la palla in tempo Klein, la rimette al centro, alta per Kamataru. Marini, colpo di tacco di Conti su Gentile, Conti indietro su Scirea, da Gentile a Marini, messo subito a terra da un intervento alle spalle di Bononi. Calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Batte la punizione Gentile, Tossena, Conti, Scirea, colpo di testa di Geongau, ha liberato la propria area, poi il passaggio di Scirea sull'attacco di Palaci. Connovati, Tossena. Tossena ha rilevato all'undicesimo minuto Antonioni, che è uscito dopo uno scontro con un avversario. Gentile. Connovati. Tardelli che fa proseguire Gentile, tenta il tiro Gentile, parato dal portiere Moraru. Tiro da molto distante, ma almeno è qualcosa. Lungo rinvio di Moraru, Kamataru si allunga la palla, ci sono due nostri giocatori, Scirea e Connovati, la palla giunge a Zoffe, Connovati, Tardelli, Conti. Il passaggio di tacco di Conti non raggiunge Tardelli. Gioca meglio di noi la Romania. Sul lancio di Augustin, l'attacco è di Klein, Kamataru, fallo di Connovati su Kamataru ed anche Connovati viene ammonito. Ammonizione di Connovati per questo fallo su Kamataru, non si gioca così. Gioco interrotto e a terra Kamataru, è già passato più di metà del secondo tempo con la Romania sempre in vantaggio per 1-0. Calcio di posizione di Bononi e il tiro di Augustin va alto sulla traversa. Intanto è uscito Bettega zoppicante e al suo posto Bearzotte ha fatto entrare Altobelli. Entrambe le sostituzioni a nostra disposizione sono state effettuate. All'undicesimo minuto era entrato Tossena al posto di Antonioni per infortunio, altro infortunio a Bettega, e al 26esimo è entrato al suo posto Altobelli. Tossena, Rossi, e per la prima volta in appanno
i difensori rumeni riescono comunque a rinviare. Riprende Gentile, cross di Gentile lunghissimo verso il portiere avversario, né Altobelli né Dossena, che erano liberi in aria, sono potuti intervenire. E dalla parte opposta interviene invece Collovati di testa, ed è un fallo laterale per i rumeni. Va alla rimessa in gioco Gelgau. Che poi lascia l'incarico a Kretznik. Palaci, che è Gentile su di lui, arriva anche Conti. Su rinvio di Gentile, il fallo laterale, di nuovo rimesso in gioco di Rednic. Boloni, che ha tolto la palla Marini, e Altobelli sperimenta il clima della partita subendo questo primo fallo. Batte poi il calcio di punizione con palla in movimento, l'arbitro l'ha fatto ripetere, l'ha battuto Gentile, Caprini viene in avanti. Niente, tenta lo scatto Caprini e si porta la palla. Anzi, Caprini, tentalo a fondo Caprini e si porta la palla oltre il fallo laterale. Proprio è una serata storta per la nostra nazionale. Conti ha riconquistato un pallone spingendo il suo avversario alle spalle, ma il libero è intervenuto. Corto il rinvio, Conti riprende la palla, l'ha scambiata con Gentile, ancora Gentile. Palla a seguire di Gentile, perentorio il colpo di testa di Stefanescu. Mentre intanto senza palla veniva caricato Dossena e c'è calcio di punizione in favore dei nostri. Peccato, e Antonioni non c'è, è uscito per infortunio. Il calcio di punizione è da posizione, da dove si può tirare in porta. E c'è un'ammonizione anche per un giocatore della barriera, si tratta di Boloni. Deve essere per proteste però l'ammonizione, mentre ecco che si prepara al tiro Tardelli. Tardelli e Conti sono i giocatori in possesso del tiro da fuori in questo momento. Sulla palla è Gentile, poco più indietro Tardelli, vedete? Tardelli. C'è una deviazione degli uomini della barriera, la palla va in calcio d'angolo. Andato Altobelli a recuperare la palla perché il servizio dei raccattapalle si è interrotto, la Romania cerca di al 90° questo suo prezioso e diciamolo pure meritato vantaggio. Altobelli si è gettato su un pallone, ha tirato da posizione angolata, ha respinto Stefanescu in fallo laterale. Rimessa in gioco di Altobelli, cross ancora di Altobelli, colpo di testa di Augustin. Poi va via Klein, fermato da Marini. Dossena, palla a seguire per Dossena, di tacco ha messo lontano Stefanescu. E invano a correre Dossena, si tratta di una rimessa in gioco dal fondo. E intanto mancano 14 minuti alla fine, la Romania conduce per 1-0 su una squadra italiana che peraltro è stata danneggiata nel secondo tempo da due sostituzioni per infortunio, una squadra italiana che non riesce a riprendere il pandolo della partita. Dopo la rimessa in gioco di Caprini, manovra la palla Dossena verso Gentile, Conti lancia verso Gentile, anticipo di Rednik, riprende Dossena,
si fa soffiare la palla, Augustin in attacco, Klein, Klein, e poi c'è un cross sul fondo, con palla mantenuta in campo da Conti, Altobelli, Dossena che apre per l'inserimento di Gentile, ma c'è un fallo su Dossena, calcio di punizione in favore della squadra italiana. L'ha battuto Marini, Scirea, Conti, Scirea sulla destra. Conti. Il passaggio di Conti è contenuto e rinviato da Boloni che manda al contrattacco. Giolgao che viene prima preso per la maglietta da Marini e poi messo giù da Cabrini. Anche i rumeni adesso provvedono ad una sostituzione. Il gioco è fermo. Esce Augustin. E al suo posto entra Andone. Ed ecco che il gioco riprende con Balaci. Esce molto bene Altobelli che manda in attacco Dossena. Il passaggio di Dossena è su Rossi. Rossi e Altobelli anticipa il portiere in uscita. Calibra il pallonetto che termina alto sulla traversa. Rivediamo questa azione, forse è l'unica cosa bella fatta dalla nostra squadra. Dossena verso Rossi che un po' strattonato non prende la palla, arriva Altobelli che salta il portiere, purtroppo per noi salta anche la porta e la palla è sul fondo. Balaci non controlla un pallone e il fallo laterale è per noi. Avete messo in gioco Gentile su Scirea. Mancano 10 minuti alla fine. Perdiamo per 1-0 a Bucarest. Rilancio di Gentile, Altobelli molto bene. Poi Cabrini ancora verso Altobelli che aggancia, ma su di lui interviene subito lo stopper Iurgulescu. Sul rilancio del portiere riprendiamo ancora il pallone, lo porta in avanti Dossena, gli subentra Conti, Tardelli tenta un colpo di tacco, fermato, allontana Andone, il nuovo entrato, Kamataru verso il centro, due interventi di Cabrini, poi Conti, 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 e l'arbitro lo ferma. Sinceramente non abbiamo capito il perché. Mentre un altro rumeno è piombato a terra, questa volta non c'è stato nessun intervento dei nostri, si tratta di Boloni.
Ecco che si rialza, Boloni riprende il suo posto e la partita riprende con quel calcio di punizione che l'arbitro ha segnato alla Romania durante quell'azione in area di Conti. Eccolo battuto con uno scambio e sull'attacco in pressing di Tardelli il portiere manda lunghissimo in area e Scirea alleggerisce il calcio d'angolo sull'attacco di Klein. È il 38esimo minuto, dalla bandierina Palaci accanto a lui Klein, Palaci indietro verso il terzino Rettnich, palla a spiovere, al volo indietro Kamataru, sull'arrivo di Cabrini Kamataru spara alto sulla traversa. Collovati, palla lunghissima in area, il colpo di testa di Rednich riesce a evitare il fallo laterale, Palaci all'altezza della sua area di rigore manda la palla verso la metà campo. Rimesso il gioco di Gentile, Tardelli tenta il tiro, esce il portiere, c'è fallo sul portiere, giusto. Sono intervenuti due giocatori, erano Altobelli e Dossena, e hanno spostato il portiere che stava prendendo la palla alta. Su un'azione simile avevano segnato un gol i rumeni all'inizio della partita, eravamo ancora sullo 0-0, ma era stato spinto nettamente in porta sull'intervento di Stefanescu e quindi l'arbitro ha annullato il gol. Collovati, Altobelli, Gentile, Cabrini, si intromette fra i due Joel Gau, riesce a allontanare la palla che viene ripresa da Dossena, Marini, non passa Marini la guardia di Palaci. E poi c'è un fallo commesso su Dossena che rimane a terra. E adesso sono guai perché non possiamo più sostituire uomini, abbiamo effettuato le due sostituzioni entrambe per infortunio ad Antonioni e Bettega, adesso c'è a terra Dossena ed è il 41esimo minuto del secondo tempo, 1-0 per la Romania. Dossena si riprende, per fortuna può continuare a giocare e per il fallo subito l'Italia batte un calcio di punizione. Rossi, anticipo di Boloni in fallo laterale su Dossena, rimessi in gioco di Rossi, no, che lascia l'incarico a Gentile. Conti, rilancio in avanti di Cabrini, Gentile, procede con la palla a Boloni, è attaccato da Conti, disimpegno di Boloni, riprende la palla Conti, Gentile, Conti, e c'è un intervento di Conti che l'arbitro punisce contro la Romania, però perché è stato Palaci, anzi Boloni, ad abbassare la testa mentre Conti colpiva la palla, quindi il gioco pericoloso l'ha commesso Boloni.
di regolamento precisa, batte la punizione Gentile, piove un pallone in aria, lo para indisturbato il portiere Moraru e lo rinvia lunghissimo. Alleggerisce Scirea sul lungo pallone, Marini Gentile prova lo serrate, la nostra squadra, il lancio di Marini è un serrate fatto di volontà, di nervi, ma naturalmente non c'è lucidità e ci sono anche falli inutili adesso, diciamolo, perché Cabrini adesso ha messo a terra palla C e non c'era nessuna necessità. Lucesco provvede a un'altra sostituzione. Esce Geon Gau, eccolo, lo vedete avviarsi verso la panchina. Vediamo da chi viene sostituito, mancano ormai pochi secondi alla fine. Entra Sirtu, mentre ecco il calcio di punizione battuto. Baloni non aggancia la palla Balaci, la rimessa in gioco sarà della squadra italiana mentre comincia l'ultimo minuto della partita. Due contro uno, Marini riceve un intervento irregolare tra Balaci e Baloni, calcio di punizione, i raccattapalle sono completamente scomparsi, che in un incontro internazionale è un fatto un po' insolito. Malinteso tra Altobelli e Tardelli, fallo laterale per i rumeni, mentre sugli spalti si accende una pittoresca fiaccolata a salutare la vittoria della squadra rumena sui campioni del mondo. Fallo laterale su Kamataru, ha messo fuori la palla con Novati. Tempo regolamentare è scaduto. Aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro. Kamataru, un altro fallo inutile commesso su Kamataru. Mentre Baloni allontana la palla dal punto dove deve essere battuta la punizione. Ecco la punizione, l'aveva subita Cabrini, Marini su Conti. Conti a seguire, la palla è fermata da Klein che apre su Baloni. Klein non riesce a effettuare il cross, ha commesso anche fallo, concesso un fallo a nostro favore, battuta la punizione, siamo già oltre il tempo regolamentare, ferma la palla Balaci, colpo di testa di Gentile, Cabrini, Gentile, palla in profondità, scatta Rossi, è preceduto dal libero e capitano, era Stefanescu. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Abbiamo perso a Bucarest, forse l'ultimo autobus per andare alle finali in Francia l'anno prossimo.